quadrato. Riprendiamo la linea da Palermo. Quello che vedete inquadrato è un raro esemplare di ibis, un volatile che da qualche giorno soggiorna sul prato interno della Favorita ed è sotto osservazione da parte della Lega per la protezione degli uccelli. Una digressione che ha fatto piacere agli ambientalisti del nostro capoluogo. Ma l'attualità ci porta a parlare di questo centrale per i 3 anni sul doppio chilometro, in 3 allo start dopo il ritiro del numero 2 Vivir Contigo, in 2 a 20 metri, 2 cavalli di qualità come Vento Spritz e Vilpelé. Ma allo start rivediamo sulla pista palermitana Volcada Bar, cavalla che ha frequentato con qualche discreto risultato ma anche con una buona dose di sfortuna negli ultimi tempi le migliori categorie nazionali, soprattutto in chiave filly. Torna sulla pista palermitana, la guiderà il suo allenatore Natale Cintura, al quale abbiamo chiesto notizie sulla condizione della cavalla. Il microfono è quello di Francesco Sirchia, può partire il contributo. Non la vediamo facile per Volcada Bar, come dice la quota di 1,40. Beh, 1,40 secondo me è di riflesso la quota dopo la consolazione delle Ox. Lì Volcada ha fatto davvero un numero, perché fatta 17 sesta dopo aver sbagliato sulla prima curva. Se non avesse sbagliato veramente avrebbe lottato per la vittoria in finale, avrebbe fatto quantomeno 55, quindi il riflesso dello scommettitore ha negli occhi quella prestazione, quindi la legge prima favorita. Beh, sicuramente lei è la favorita tecnica con Natale Cintura, però Vento Spritz e Vilpelé, soprattutto Vento Spritz, potrebbe essere un antagonista insidioso, ma tutto è pronto, si va in partenza. Sesta corsa è il centrale, 3 anni sul doppio chilometro, partenza subito convalidata, all'1 erano già tutti in direzione di marcia, sbaglia il comando Volcada Bar su Vento Spritz e Vitalis Griff, ha sbagliato Veio, cavalli che imboccano la prima curva e come era facile prevedere già sulla prima curva il gap fra Volcada Bar e Vento Spritz è annullato, con Volcada Bar comunque in testa e Vento Spritz nella sua scia. In terza posizione Vitalis Griff, in quarta Vilpelé, mentre ormai è praticamente fuori corsa Veio. Dunque la favorita al comando Volcada Bar ha chiuso a quota di 1,77, nella sua scia Vento Spritz, che è stato il terzo cavallo al gioco, 3,77 la sua quota contro il 3,16 di Vilpelé, che viene subito messa per linee esterne da Gaspare e Loverde. I primi 600 metri molto comodi, 48,9 da 1,21,5, chiaramente Natale Cintura insediò la Volcada Bar, vuole metterla sul piano della velocità, la sua è soprattutto una velocista. Gaspare Loverde invece, con in mano una fondista, vuole metterla sul piano della pressione continuata. Staremo a vedere, comunque l'andatura in questo primo chilometro si mantiene tutto sommato piuttosto comoda per la categoria, 1,17 sul mio cronometro, decimo più decimo meno. Insiste su Volcada Bar Vilpelé, Sornione guata in scia Vento Spritz, leggermente più discosto Vitalis Griff, già richiesto da Giuseppe Porzio. Siamo più o meno all'altezza dei 600 metri conclusivi, con Volcada Bar che governa in avanti, con Vilpelé che comincia un po' ad accusare la corsia esterna, con Vento Spritz che al momento non ha la destra libera ma dovrà pur trovarla, Mimmo Zanca che forse comincia a rallentare pensando di dover venire in terza ruota, anche perché chiaramente Cintura si porta dietro Vilpelé, 2,5 il miglio, adesso ha rallentato Vento Spritz che però riparte nuovamente all'interno. Nel frattempo Natale Cintura ha fatto un salutino agli avversari e si è preso un vantaggio importante che probabilmente riuscirà a difendere fino in fondo. Ci prova Vento Spritz, ma Volcada Bar ha fatto tutto in maniera impeccabile davvero e viene a vincere davvero molto molto bene nei confronti di Vento Spritz e Vilpelé. Non ha fallito dunque Volcada Bar, cavalla che ha avuto serie ambizioni classiche e che è tornata oggi sulla pista palermitana con una vittoria molto semplice, quota di 1,77, sul mio cronometro un tempo che dovrebbe essere attorno all'1,15 e qualche linea, quindi vittoria netta, quota di 1,77, i colori della scuderia delle Aquile, il training di Natale Cintura che l'ha guidata, 1,56, l'ordine d'arrivo da confermare della sesta corsa di Palermo.